Per la Cidale Football Club la stagione appena trascorsa fungerà da insegnamento e da carburante per la prossima. Il presidente D'Amico aveva già le idee chiare all'alba del 2014 e infatti ci sono moltissimi testimoni, praticamente tutti gli appassionati di calcio dilettantistico, che possono confermare la buona attitudine con cui gli accesi avevano cominciato il campionato, lottando con le migliori. Non esiste un mondo in cui i buoni risultati non siano frutto di un'adeguata fase di progettazione e poi di preparazione. La delusione causata dalle note irregolarità sui tesseramenti, giudicate tali dagli organi competenti, ha creato il vuoto attorno alla società. Se prima la voglia di primeggiare era tanta, adesso quest'intenzione diventa prominente rispetto a tutte le altre idee. L'FC Acireale sarà protagonista in eccellenza, ribadito D'Amico, pronto ad addossarsi gran parte delle responsabilità, a ripensare lo staff dirigenziale e la struttura del suo club in generale. Il patron si è detto anche favorevole ad una serie di riforme che riorganizzerebbero il calcio regionale. Si era parlato nei mesi passati di modificare l'assetto dei campionati dalla Serie D in giù, così come si è fatto per la vecchia Serie C. I tempi per attuare già adesso dei cambiamenti non ci sono più, ma il presidente fa notare come la federazione dovrà presto fronteggiare delle difficoltà oggettive. Le squadre disposte ad iscriversi ai gironi di promozione d'eccellenza sono sempre di meno, seguendo un decremento proporzionale al ritiro progressivo degli sponsor, quindi alla siccità dei capitali. Riflessioni di un uomo di sport che dovrà rimboccarsi le maniche e scegliere bene le carte da giocare. Una stagione del genere non dovrà ripetersi.